Bene, nella piccola lezione che vi sto illustrando, andiamo a disegnare un piccolo albero utilizzando le figure geometriche dentro i nostri fogli a quadretti. I quadretti sono importanti soprattutto per i neofiti del disegno o per quelli che vogliono iniziare con piccoli principi e basi del disegno. Ci servono i quadretti come guida. Allora, vi dicevo, utilizziamo un cerchio e utilizziamo un triangolo. Bene. Ora disegniamo in maniera ordinata. Noi abbiamo, come vedete, come guida i nostri bei quadretti, io vado a calcolare il numero di quadretti. Qui dentro, invece, io vado a disegnare un cerchio, seguendo sempre le linee dei quadretti. D'accordo? Bene. In questo modo noi abbiamo già disegnato il nostro piccolo albero. I quadretti, ripeto, servono a guidarci nel fare il nostro lavoro. Adesso, fatto ciò, spostiamo il nostro disegnino. Io sto lavorando con un programma di grafica vettoriale, ma questo lavoro lo possiamo fare tranquillamente sul quaderno, sul block note. L'importante è che abbiamo la struttura modulare di fondo, cioè i nostri bei quadretti. Ora io vado a disegnare il mio albero per bene. Bene, quindi quadretti, guida che mi aiutano. Questo sembra un picche, no, è un albero. Ora facciamo una bella cosa, lo coloriamo, così si capisce che è un albero. Ecco fatto, mettiamo i nostri colori, ma possiamo anche creare delle variazioni. Ecco, magari mi diverto a fare queste cose e ad aggiungere delle scale di verdi in maniera tale che il nostro albero risulta anche più carino da vedere. E questo è un primo esempio semplicissimo. Gli alberi possono essere in sintesi disegnati in varie forme, non lo so, io potrei prendere un uovo e qui ci faccio il mio albero. Anche qua. Andiamo su con il verde, ripeto, queste qui sono piccole, semplicissime lezioncine di disegno alla portata di tutti. Molto benissimo, ecco fatto. Poi anche qui sul tronco possiamo creare una piccola variazione, tipo così, per mirà. Cosa ha di bello il disegno vettoriale che ti permette appunto di fare queste cose? Praticamente vettoriale significa linea aperta o chiusa con riempimento oppure vuota, come in questo caso, come qui. Questa è vuota,
linea chiusa con riempimento, a differenza delle bitmap che sono fatte punto punto. Ecco, Photoshop è già più un programma per i lavori bitmap. Io in questo caso sto utilizzando Flash. Con questo programma è possibile fare illustrazioni, ma anche delle simpatiche animazioni. Oggi direi che può bastare. Un augurio a tutti i principianti del disegno, spero che questa lezione vi sia servita per crescere come disegnatori e magari un domani diventare dei grandi. Si comincia sempre da piccole cose, mi raccomando. E poi bisogna sbagliare sempre, perché man mano che cresci nel disegno, tutti gli errori che hai fatto ti servono a capire cosa non devi fare più quando disegni, ed è di fondamentale importanza.